Vieni qui. Siediti. Essere uno scrittore è una gran bella cosa, ma forse complica tutto. La vita è più semplice. Perché temi di rivedere Agnese? Perché ho già perduto il suo amore, ignorandolo per tanto tempo. Ed ora non voglio perdere il suo affetto. Sì, zia. Se le dicessi ora la verità, che le voglio bene, che non riesco a immaginare un'altra donna nella mia vita, ora che lei ama un altro. Ne sei proprio sicuro? Avrebbe aspettato me. E poi, da quando sono tornato, mi avrebbe cercato. Mi avrebbe fatto capire. Che cosa? Quello che non hai capito per tanti anni. Parlale sinceramente. Lei ti risponderà con altrettanta sincerità. Non posso rischiare. Dovrei rinunciare anche alla sua amicizia. E questo mi fa paura. Ormai è troppo tardi. Ormai dubito di tutto. Perfino dei miei sentimenti. Forse il mio non è amore. Ma il desiderio di vivere. E lavorare per qualcuno. Di non essere più solo. Sono passati 3 anni da quando Doro non c'è più e hai girato il mondo, ragazzo mio. L'hai mai sentito tutto questo? Per una delle tante donne che hai incontrato, anche per un momento, anche per una donna intelligente, affascinante. No, mai. Ancora una domanda. Che cosa credi che abbia detto Dora ad Agnese quando volle vederla prima di morire? No, non domandarlo a me, nemmeno io lo so. Posso soltanto immaginarlo. Ma è Agnese che deve dirtelo. E che Dio guardi nel cuore di tutte e due quando glielo chiederai. Cosa succede? Il mio bicchiere di vino caldo. Vuoi mandarmi a letto senza? Subito, subito. Ci va, Daddy, a Canterbury? Sì, ci va, ci va. Ma guarda che impicciona. Beh, che ti prende? Fai il galante con tua zia. Sì, David. La mia vita ha molte ragioni di rammarico e perfino di rimorso, e tu lo sai bene. Eppure non la vorrei cancellare, neppure se fosse in mio potere.
perché dovrei cancellare tutto quello che Agnese è stata per me in questi anni. La sua abnegazione, la sua paziente devozione, il suo infinito e immeritato affetto. Un padre può venerare una figlia? Eppure è quello che sento. Qualcosa che va molto più in là dell'ammirazione e della gratitudine. Tu come scrittore puoi capirmi. Non soltanto come scrittore. E nessuno sa, nemmeno tu, quanto lei abbia lottato e sofferto. Se c'è una creatura al mondo che meriti di essere felice, è lei. Ma io non posso fare niente perché lo sia. Signor Wickfield, e crede che io potrei? L'ho sempre creduto, ragazzo mio. Sempre. Fin da quando vi vedevo correre insieme e giocare e ridere fra queste mura troppo vecchie. Poi sono successe tante cose. Io non so più leggere nel cuore di mia figlia. Forse ho perfino paura di farlo. Ricordati che Agnese ha bisogno di molto di più della tenerezza e dell'affetto. E se tu non sei sicuro dei tuoi sentimenti... Ecco il caffè. Vediamo se è buono come quello che fanno in Italia. Caffè? No, per carità, voglio dormire tranquillo stanotte. Piuttosto mi tocca discendere per qualche minuto in ufficio. C'è la riunione degli eredi Bingham domattina. Vi raggiungerò fra poco. Va bene, papà. Papà, è come un bambino in certi momenti. Ti dispiace se ha voluto lasciarci soli? No, perché? Ne abbiamo di cose da raccontarci. O meglio, tu ne hai. Hai viaggiato tanto. E tu? Non hai nulla da dirmi? Che sono felice del tuo successo, David. E orgogliosa di averlo previsto per prima. Di questo non mi importa ora. Agnese, tu sai perché temevo di rivederti, vero? Anch'io lo temevo. Perché? Per non dirmi che è troppo tardi. No, aspetta. Non c'è più egoismo nel sentimento che ho per te. E se tu ami un altro, non invidierò la sua felicità. È colpa mia di tutto. Ma conservami la tua amicizia e il tuo affetto. Li avrai, Devi. Come sempre.
E anch'io ho la mia parte di colpa. Se avessi pensato un po' di più a me stessa, forse tu non ti saresti allontanato da me. Ma mi sono mai veramente allontanato da te? Agnese, che ti ha detto Dora prima di morire? Questo è un segreto che non voglio né rivelare né condividere. E tale deve rimanere. Anche se da questo dipendesse la nostra vita. Anche se ti dicessi che ho intuito la verità, che Dora ti ha chiesto di prendere il suo posto. Dora sapeva che io ti amavo e che in fondo al cuore ti avevo sempre amato. E ora? Ora. Non ho bisogno della tua amicizia e del tuo affetto. Non ho paura della solitudine. Voglio te, Agnese. Voglio il tuo amore. Perché ti amo. Ne sei sicuro? Guarda. Betsy, come va? Eccola qui, la tua bambola. E ora a letto, presto. Alle 9 è ancora in piedi. Su, un bacio a papà. E quell'altro di là, ma anche stia calmo un minuto. Come va il lavoro? Finito. Splendido. Contento? Non so. Forse mi sta più a cuore degli altri. Vengo, poi me ne parlo. Sistemo le due tigri. Su, di buonanotte a papà. Buonanotte, papà. Buonanotte.